Le trame del May sono sempre più fitte ed estese e questo 2022 non è stato da meno. Un saluto a tutti voi da Andrea Gioè, cantautore palermitano, ma anche braccio armato con il May e con Trans Europe Express per la diffusione della bella musica indipendente italiana. Abbiamo portato questa trasmissione anche dentro i canali Spotify, YouTube e ovviamente sulle pagine del mayweb.it. Finisce un 2022 ricco di grande musica e già ci sono i presupposti di grandi ospiti, grande musica, il livello si alza sempre di più e noi ne saremo testimoni e amplificatori. Un grazie a Paolo Tocco, un grazie a tutte le radio connesse, un grazie al MEI e da Andrea Gioè auguri di cuore a tutti voi, sempre a testa alta e under rock. E con il saluto del cantautore siciliano Andrea Gioè, braccio armato nella diffusione di questo programma, oltre che a tante iniziative con il MEI stesso, e che apriamo questa nuova puntata tutta natalizia di Trans Europe Express. Settimana del 26 dicembre, che gli auguri continuino a giungervi copiosi dal vostro Paolo Tocco, che puntuale vi porta a spasso dentro le pieghe della scena indie italiana, come sempre scelta in collaborazione con il MEI di Faenza. Torniamo in Abruzzo, ma andiamo anche un po' a spasso per il resto del mondo e lo facciamo con un pop d'autore decisamente macchiato di blues. Da poco è uscito il nuovo singolo dal titolo Pagine, a Trans Europe Express c'è Davide Corneli, in arte Mezza Libra. Ciao Davide! Ciao, ciao a Ciao! tutti gli ascoltatori. Ciao, benvenuti, come stai? Stiamo registrando questa puntata, sappilo, prima di Natale, molto prima che andrà in onda. Quindi ti faccio una domanda un po' premonitiva. Che cosa farai a Natale? Così quando poi ce la riascoltiamo, verifichiamo. Beh, allora, a Natale intanto ho come progetto quello di tornare a casa, perché Perché al dove? momento sono a Tallinn, in Estonia, Dove? Ah, pensa te. sono proprio in Estonia, qui a Tallinn, Sì. e niente, come programma innanzitutto di tornare a casa e passare, Beh, insomma, certo, è un po' certo. di tempo con la mia famiglia, perché non li vedo da un po', e poi non so, vedremo. Vedremo, vedremo, vedremo. Senti, scherzi a parte. Tanti singoli usciti a nome di Mezza Libra. E a proposito di moniker, di questo moniker che ti porti dietro, la prima domanda doverosa: mezzo pieno o mezzo vuoto? In questo particolare periodo della mia vita mi sentirei di dire mezzo pieno. Ci sono molte cose che mi stanno andando bene, dal punto di vista anche musicale, devo dire che mi sto togliendo belle soddisfazioni. Che Quindi, bello. perché no? Sì, direi sì, decisamente mezzo pieno. Decisamente, perché di base Mezza Libra io lo associo molto al blues e nella tua scrittura sento molto il retrogusto di blues, nonostante questa bella forma di pop rock d'autore tutto italiano, e al blues è sempre un po' legato questo filo di dannazione spirituale, no? Tu come la vedi? Anzi, come te la senti addosso? Ma diciamo che innanzitutto quello che faccio con la mia musica esce praticamente molto spontaneo, perché certo le mie influenze sono state sempre quelle del blues, del soul. In generale mi ispiro tantissimo a artisti come Sam Cooke, sempre detto, anche Wilson Sì. Pickett, anche Marvin Gaye, cioè, insomma ce ne sono molti che diciamo con cui ci sono cresciuto. Sì. E però d'altro canto ho avuto molte esperienze con varie band rock, quindi diciamo che la mia formazione, le mie prime esperienze live sono state Certo, quelle. Il pop è il risultato di quello che è un mix tra i due generi, perché se vogliamo il pop in generale riesce a mischiare in maniera efficace un po' tutti i generi. E tant'è vero che, ecco, nel mio caso, il pop diciamo che è il filo conduttore appunto tra un genere che è totalmente privo di filtri, che può essere secondo me appunto il blues, il soul, che è proprio parte dell'anima, sì. proprio viene dall'anima, e il rock, che magari è un po' più spinto. Poi dipende, Certo. una canzone può essere più o meno spinta. Questo Certo. è. Beh, ti trovi spesso a lavorare con l'amico Cristiano Romanelli e qui abbiamo anche una bella impronta nella direzione artistica proprio
proprio una bella impronta di pop rock. Come ti trovi a fare a questo tipo di lavoro? Quindi a prendere quello che scrivi, poi a sagomarlo con un'altra persona e a vedere poi cosa ne esce. Dunque, io sono dell'idea che squadra che vince non si cambia. Bene. Diciamo che il risultato delle produzioni, insomma, che ho fatto con Cristiano, che approfitto per salutare, ciao Cristiano, diciamo che sono state sempre molto soddisfacenti per me. Infatti sono veramente molto soddisfatto di tutti i lavori che abbiamo svolto insieme. Spero che questa collaborazione continui, perché ci troviamo bene a lavorare. Beh, certo. Quindi ci diamo comunque ispirazione a vicenda in qualche modo. Beh, anche sì. Se chiaramente io sono un novellino in confronto alla carriera che ha avuto lui, decennale quasi, quindi diciamo che io posso soltanto imparare, e umilmente credo che sia importante per qualsiasi artista comunque, non dico aggrapparsi, ma quantomeno prendere spunto, ispirazione, certo, da qualcuno che ha un po' più di esperienza. Certo. Assolutamente. Tra le varie pubblicazioni di Mezza Libra mi ha sempre colpito il brano XXL, che è il tema del piacersi, dell'accettazione personale, un tema anche molto violento per alcuni aspetti. C'è anche in qualche modo della tua vita personale all'interno di questo modo di vedere la vita? XXL sì, è un pezzo, se vogliamo, anche abbastanza personale. Il messaggio che voglio far passare tramite questo brano è un messaggio di accettazione, in primo luogo di se stessi, ma anche immedesimarsi in qualche modo, sì, negli altri, e capire che comunque ognuno vive una condizione diversa col proprio corpo. Certo. E essendo per me il corpo una sorta di tempio sacro, sostanzialmente bisogna sempre rispettarlo, soprattutto rispettare quello degli altri, perché non si può mai sapere il rapporto che un'altra persona ha con se stesso. Certo. Sì, anche nel mio caso ho avuto esperienze simili, perché non mi sono mai sentito abbastanza, ecco, e anche in qualche modo sì, autobiografico, perché tante situazioni ci sono state in cui non mi sono sentito abbastanza per qualcuno, non mi sono sentito abbastanza in generale, non mi sono sentito all'altezza. Quindi sì, è anche per ricordare a me stesso il fatto che tutto sommato devo piacermi per quello che sono. Assolutamente. Diciamo, fregandomene altamente del giudizio degli altri, perché questa è la cosa fondamentale. È un gran bel messaggio, direi. Noi invece oggi mandiamo pagine, questo è il nuovo singolo, La vicinanza, almeno quella promessa, quella richiesta. E sai che penso che non si distacchi molto da questo concetto dell'accettazione. Siamo in un tempo fatto di distanze, o no? Sì, in qualche modo sì. Purtroppo la distanza interpersonale è comunque un tema che preme molto nella mia arte in generale, non soltanto nella musica, anche nella poesia. Sarà che sono una persona che in linea di massima sente molto la mancanza delle persone care. Ok, adesso con questa esperienza ci sto più o meno facendo il callo, ci sto facendo l'abitudine, certo. Quindi diciamo che riesco a difendermi adesso, sì. Però è sempre stato un argomento molto caro, e la vicinanza tra fratelli è un tema che avrei voluto affrontare tempo fa. Questa, certo, canzone avrei voluto pubblicarla tempo fa, ante Covid, quindi ho avuto l'occasione di farlo adesso, e per fortuna ci sono riuscito, anche se con molto ritardo, sono riuscito a pubblicare una canzone molto importante che ho dedicato appunto a mio fratello. Beh, certe canzoni e certi temi non smetteranno mai di avere tempo e di essere coerenti con il tempo che viviamo. E tra l'altro, sì, assolutamente. E tra l'altro Mezza Libra qui torna decisamente a essere più blues del solito. Forse in passato lo sei stato meno, forse qui di più, non lo so, è un'impressione. Noi ce l'andiamo ad ascoltare, questa è Pagine, il nuovo singolo di Mezza Libra, e arriveremo da questo al primo EP personale, giusto? Sì, sto appunto finendo le ultime cose per quanto riguardano l'EP. Tutti i singoli sono già stati registrati, quindi il materiale è sostanzialmente pronto. Non vedo l'ora di farvelo ascoltare, perché è il mio primo EP, è un lavoro molto personale, certo. Ci sarà anche Pagine, ci sarà anche il singolo precedente che è uscito su Sky, Fermo Immagine, sì. E quindi sarà un lavoro che racchiuderà tutto quello che è stato il mio
percorso, anche se purtroppo brutalmente interrotto dal Covid. Comunque è il risultato, il prodotto di quello che ho vissuto in questi ultimi anni, quindi sono veramente felice che finalmente questo progetto stia vedendo la luce. Bene, e noi incrociamo le dita, auguri per questo nuovo anno che sta arrivando. Grazie mezza mille. Libera. Grazie di cuore per essere stato con noi qui a Trans Europe Express. Grazie a te Paolo, un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao. Cielo pieno di stelle, ti vai a riparare. Come una barchetta di carta, ti lasci soffiare. Soltanto questo vento gelido ti può riscaldare ormai. Per chi nient'altro è più freddo del mondo in cui camminerai. Ti tenderò la mano ogni volta che vorrai. Una corazza incandescente che brucerà al posto tuo. Mi nasconderò fra le pagine che scriverai, ma le parole poi dovrai trovarle tu. Sotto le coperte che non ti scaldano più. Quante volte dovrai buttarti per non annegare. Notti insonni da passare per tornare a sognare. Ti trovi in un deserto arido con tutti i tuoi schemi e i tuoi guai. Si perderanno dentro il brivido di un passato di cui riderai. Ti tenderò la mano ogni volta che vorrai. Una corazza incandescente che brucerà al posto tuo per te. Mi nasconderò che scriverai, ma le parole poi dovrai trovarle tu. Sotto le coperte che non ti scaldano più. E senza far rumore. E senza più tremare. Tenderò la mano ogni volta che vorrai. Una corazza incandescente che brucerà al posto tuo per te. Mi nasconderò fra le pagine che scriverai, ma le parole poi dovrai trovarle tu. Sotto le coperte che non ti scaldano più. Il MEI fa i migliori auguri di un buon anno a tutto il settore della musica indipendente ed emergente italiana, che ne ha un grande bisogno. In questa ripartenza post-Covid, nei fatti, in realtà, si è dimostrato come questa filiera, che è quella che fa scouting e rinnova la musica del nostro paese, sia quella più a rischio per una sempre maggiore scarsità di risorse in ambito discografico, digitale, di diritti, di presenza in radio e TV e nei live, dove ormai imperano anche qui soprattutto i grandi big. C'è il grande rischio che poche major multinazionali prendano in mano tutto il mercato italiano, uccidendo e asfaltando le piccole imprese indipendenti ed emergenti italiane che fanno la nuova musica del nostro paese. Quindi l'augurio è che si lotti per tale battaglia finché ci veda vincitori e si possano avere quei sostegni pubblici e privati che faranno crescere la nuova musica italiana insieme al MEI. Grazie. E con la voce di Giordano Sangiorgi, che ringraziamo per il suo contributo, raccogliamo anche gli auguri e la semina di quest'anno passato dentro le tantissime iniziative del MEI di Faenza. www.meiweb.it. Cambiamo pagina, il rock diventa puro, quasi grunge. Andiamo a Brescia e parliamo del nuovo singolo dei Desma dal titolo Fuori dal tempo. Al telefono qui a Trans Europe Express c'è la penna e la tastiera dei Desma, Emanuele Torri. Ciao Emanuele. Ciao a tutti gli ascoltatori. Ciao, dove ti trovi di bello? Ma guarda, oggi diciamo sono a casa, quindi
Fantastico. Sono al posto esatto, forse migliore. Dall'accento non mi sembri di Palermo, diciamo che mettiamola così. Assolutamente, noi siamo di Brescia, quindi si sentirà sicuramente dall'accento, mi scuso, ma purtroppo questo è. No, ascolta, si parla di ritorno, ma noi parliamo un attimo anche di storia, perché dalla vostra c'è una carriera, seppur giovane, tinta di tante belle cose, e non è evitabile questa domanda, sappilo. Ma come si apre? Come diavolo si apre un concerto di Iggy Pop? Si apre, diciamo, che tremano le gambe. Cioè, lui come sta? Cioè, com'è accaduto? Com'era? Ma allora, contrariamente a quello che magari si pensa solitamente, sì, nel backstage lui era abbastanza tranquillo, sì, abbastanza rilassato. Dopo, come sappiamo tutti, appena sale sul palco diventa proprio un animale da palco. Che bella esperienza. Voi siete attivi dal 2009 circa, se non erro. Nasceva, sì, Facebook a quel tempo, quindi avete cavalcato, diciamo così, per essere distopici, l'inizio della fine in qualche modo, quantomeno un certo tipo di nuovi linguaggi, nuove normalità. Tu come la vedi? Come hai attraversato, come avete attraversato queste trasformazioni che poi sono state repentine in pochi anni? Assolutamente sì, diciamo che con l'avvento della tecnologia che ha pervaso tutte le nostre vite, diciamo, da un lato c'è stata ovviamente la possibilità per piccola realtà di potersi mettere appunto in evidenza, cosa che magari prima non era assolutamente pensabile. Dall'altro lato, diciamo, l'aspetto forse negativo è che ovviamente tutti possono mettersi in mostra e quindi, diciamo, è anche Sì. difficile emergere, diciamo, in questo insieme Certo. di tantissime realtà che giustamente cercano di mettersi in mostra. Certo. E voi come vi rapportate quindi con i social e il nuovo modo di parlare anche nel momento in cui si scrive una canzone? Sì, diciamo che è un aspetto che sta, come giustamente dicevamo prima, prendendo sempre più rilevanza, quindi cerchiamo di raccontare anche un po' tutto il percorso che ci sta dietro ad un brano, perché magari non ci si pensa, ma dietro a 3 minuti di canzone ci sono Certo. ore di lavoro, di produzione, di scrittura, arrangiamento, quindi è anche bello mettere in evidenza, diciamo, tutto ciò che ci sta dietro a quei 3 minuti finali che magari poi passano così Certo. velocemente e non ci si dà molta, molta importanza, ecco. Arriva una gigantesca pialla e appiattisce ogni cosa. Senti, voi cantate un pezzo come Fuori dal tempo. E io lo vedo anche molto come emancipazione, come distaccarsi da un certo, anche da un certo modo di vivere. E quindi la domanda mi sorge spontanea: cosa fare quando stiamo nel posto giusto, ma nel momento sbagliato? Bella domanda, nel senso che diciamo, bisogna cercare come in tutti i campi di fare il meglio possibile quello che si sogna di fare e Sì. dare il meglio di sé come cerchiamo di fare anche noi. Ovviamente gli aspetti, diciamo, ambientali e del tempo, questo sicuramente influenzano molto quello che un gruppo può fare, però ripeto, l'importante secondo noi è cercare di dare il meglio e fare il possibile. Certo, assolutamente. E invece, da un punto di vista autobiografico, questa canzone nasce da un vostro vissuto, da un tuo vissuto, nasce invece da quello che la vita vi mostra. Allora, in realtà l'ispirazione di questo brano viene da una storia vera di una persona che si chiama Henry Molaison, e che ha avuto una storia particolarissima, nel senso che dopo aver subito un'operazione al cervello, questa persona non riusciva più a ricordare nulla. Ricordava solamente ciò che gli era successo prima di questa operazione. Quindi, partendo un po' da questa storia, ci siamo un po' immaginati come potrebbe essere la vita se questa cosa succedesse a noi. E l'abbiamo messa in relazione a
come riusciremmo a essere noi stessi se questa, diciamo, questa che, tra virgolette, problematica avesse coinvolto noi. Certo. Parliamo del suono dei Desmo, perché comunque sì, stiamo sempre più guardando, stiamo sempre più ricevendo proposte discografiche, soprattutto della scena indie italiana, che si muovono sotto un certo cappello dello stoner, del grunge, del rock in tutte le sue derive. Si cerca sempre più di tornare a suonare la musica a dispetto della tanta scena indie molto digitale, molto programmata. Voi che radici avete, perché immagino che ne avete di antiche, per stare sul sì, palco con indie pop, direi che sì. Allora, diciamo, giustamente come hai detto tu, le nostre radici sono nel rock, quindi nel certo, rock più classico, e diciamo negli anni ci siamo, tra virgolette, evoluti cercando di contaminare questa matrice rock, che comunque sì, rimane, con delle escursioni nell'ambito elettronico, in particolare sì, sono i synth, le tastiere, quindi responsabile di questo sono io, e quindi abbiamo cercato un po' di fondere sì, quelle che appunto sono le nostre radici con l'elettronica, quindi magari con un aspetto un po' più moderno, certo, fermo restando che comunque il nostro, diciamo, le nostre radici, come dicevamo prima, sono comunque nel rock, e questo si sente soprattutto nel primo album che certo, abbiamo pubblicato ormai nel 2014, e lì si sente parecchio questa nostra certo, provenienza, ecco. Certo. E il nuovo disco dei Desma? Nuovo disco dei Desma, allora al momento vogliamo pubblicare ancora qualche singolo sicuramente, perché come forse avrai visto, era da qualche anno che eravamo fermi a causa di diverse problematiche, quindi questo nuovo brano segna per noi un ritorno, chiamiamolo così. Vogliamo pubblicare quindi ancora qualche singolo, poi perché no, magari penseremo anche un album sicuramente. Decisamente in vinile, Emanuele. In vinile, ok, decisamente. No, perché ne voglio una copia, quindi... Ah, ok, allora affare fatto. Dai, chiudiamo questa puntata, che è una delle ultime, anzi la penultima del 2022, accogliamo il nuovo anno appunto con un brano che in qualche modo è di buon auspicio, perché Fuori dal Tempo anche mi fa pensare, mi piace indagare nei sottoscala, tra le pieghe dei brani, mi fa pensare anche a questa emancipazione di abbandonare il nostro tempo, la nostra comfort zone, per guardare un tempo altro, un tempo che è di là da venire, ed è anche un bell'augurio. Quindi Fuori dal Tempo, il nuovo singolo dei Desma. Emanuele, grazie di cuore per essere stato con noi qui a Trans Europe Express. Grazie a voi. Scuserai se chiederò il tuo nome e la tua voce mi giungerà straniera, se chiederai